Nelle regioni più industrializzate d'Europa, anche in Italia, poche persone hanno la fortuna di abitare in ambienti a contatto con la natura, percependone i suoni e i profumi, vedendo e vivendo accanto a piante ed animali selvatici, accorgendosi quotidianamente del mutare delle stagioni. La maggior parte della popolazione, infatti, abita in agglomerati urbani, immersa in ambienti artificiali. Ma la Terra è popolata da numerosi esseri viventi, animali e vegetali, che ancora in parte non conosciamo. Oggi sono state classificate 1 milione di specie, mentre le stime elaborate dai biologi vanno dai 5 ai 10 milioni. Questa è la biodiversità, la varietà delle forme di vita vegetali e animali presenti negli ecosistemi del pianeta Terra. La sopravvivenza di ogni specie di animale o di pianta dipende dalla varietà genetica delle popolazioni che la compongono. Minor variabilità significa minori possibilità di sopravvivere e allo stesso modo ecosistemi poco complessi, con poche specie, poveri di biodiversità, sono meno stabili e rischiano il degrado o l'estinzione. La conservazione della biodiversità offre vantaggi fondamentali anche all'uomo ed è fondamentale per il mantenimento degli equilibri climatici su scala locale e planetaria. È quindi urgente e importante occuparsi della conservazione di specie e ambienti che rischiano di sparire per sempre a causa dell'uomo, perché la biodiversità è un'assicurazione sulla vita del nostro pianeta e di tutti gli uomini. Proteggere quindi un piccolo fazzoletto di territorio come le dune degli Alberoni o come la laguna di Venezia non ha solo un valore locale, ma coinvolge l'aspetto globale della conservazione della vita biologica sulla Terra. Ogni specie che si estingue accelera l'estinzione di tutte le altre specie. L'OASI WWF Dune degli Alberoni, preservando l'habitat di numerose specie a rischio, aiuta la tua sopravvivenza, anche se non sei un uccello migratore o una tartaruga marina. Thank you.